Nel Vangelo di oggi, preso da Luca, al capitolo 4, dal versetto 38 e seguenti, leggiamo: «Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre, e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre, e la febbre lo lasciò». In questo Vangelo colpisce la richiesta che le persone fanno a Gesù di intervenire nei confronti della suocera di Pietro, che è in preda a una grande febbre. È una preghiera di intercessione e Gesù non resta indifferente. Si china sulla donna malata e questo lo fa in una casa, in un ambiente familiare. Gesù ci insegna come dobbiamo accostarci ai malati. I malati non sono numeri. Non sono semplicemente casi clinici o oggetti di studio, ma sono persone. Gesù si china sulla persona malata per farci capire che più che della malattia si occupa del malato e dona la guarigione. Ma sorprende che la suocera di Pietro, appena guarita, si metta a servirli. Il fatto che lei si metta a servirli indica che c'è stata una guarigione più importante di quella febbre del corpo. Ha ricevuto una guarigione interiore che mostra a cosa serve la vita. La vita è per servire e il servire gli altri è il principio di ogni liberazione dal male. È nel servire che l'uomo diventa se stesso e rivela la vera identità di Dio di cui è immagine e somiglianza. E il servire è la qualità fondamentale di Dio, che è amore, e l'amore è servizio per l'altro. Quindi in questa donna avviene la vera resurrezione, passa da morte a vita perché finalmente ama. È veramente guarita dalla febbre che la costringeva a farsi servire dagli altri e può mettersi a servire. Finalmente è libera, ha capito a cosa serve la vita. Che il Signore ci liberi da una febbre tanto diffusa in noi, quella di metterci al centro dell'attenzione e farci servire. E guarendoci, faccia della nostra vita un dono per gli altri. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.